Laghetto semivuoto con pesci e decine di tartarughe a rischio, questo è lo scenario che si presenta in queste ore in uno dei parchi più grandi di Arezzo e che ha allarmato i residenti della zona. Si tratta dell'area verde di Villa Severi. Per un problema legato all'acquedotto Vasariano, il laghetto non è stato rifornito di acqua e con il caldo di questi giorni si è lentamente svuotato. Già questa primavera si era verificata un'improvvisa moria di pesci dovuta ad una malattia degli animali. Provvederemo quanto prima a tamponare il problema, spiega l'assessore Franco Dringoli, da noi interpellato. Lo svuotamento è dovuto ad una perdita. In futuro sarà necessario un intervento più complesso che dovrà coinvolgere l'antico acquedotto di proprietà della Fraternità dei Laici. Dringoli spiega anche che esiste un progetto risolutivo da 350.000 euro. Così l'assessore aveva affrontato la questione nelle scorse settimane ai nostri microfoni. L'acquedotto a me sembra veramente un segno veramente forte nel paesaggio aretino e quindi è un'opera sì, che risale appunto a Vasari e che assolutamente va conservato. Ora, certamente uno può dire, non è, fino a qualche anno fa diciamo, non è che trovavo una grande, perché insomma sembrava una cosa che poi alla fine è lì, non da noi a nessuno, non è che uso se ne fa, però ha un valore anche questo storico, identitario, quindi io credo che oggi ce ne stanno rendendo conto tutti che il degrado sta veramente arrivando forte, cioè abbiamo dovuto transennarlo, ci sono delle cadute di intonaco, ci sono delle perdite d'acqua, quindi noi abbiamo preparato il progetto, che è un intervento a 350.000 euro, stiamo ragionando con la Fraternità, che è la vera proprietaria dell'acquedotto, il comune ha un rapporto di enfiteusi per finanziare questo intervento e ridargli, ecco, anche veramente una forte visibilità, ecco.